Buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione di calendario posturale. Oggi lavoreremo un po' sulla mobilità delle spalle. Ci sdraiamo a pancia all'insù. Le gambe potete tenerle come volete eh, con i piedi in appoggio le ginocchia rivolte al soffitto, altrimenti vanno benissimo distese e metteremo i gomiti all'altezza delle spalle con il braccio destro piegato a 90 ⁇ e la mano in direzione della testa e il braccio sinistro altrettanto piegato a 90 ⁇ ma con la mano in direzione dei piedi. Se riesco il palmo e il dorso della mano toccano sul pavimento ma se non riesco va bene anche se rimangono un po' staccate sia l'uno che l'altro. L'importante è che non vado a forzarmi. Arrivo solo là fin dove sento di potere senza forzarmi in alcuna maniera. Magari non mi limito a dei movimenti molto facili, cerco di capire fin dove posso arrivare, ma appena sento che oltre, per me sarebbe uno sforzo eccessivo o inizio a avvertire un po' di dolore o fastidio, molto semplicemente mi fermo e continuo il movimento in quella direzione. Quello che andremo a fare sarà, facendo perno sui gomiti, portare le mani verso il soffitto per poi scambiarle. La mano che punta in direzione dei piedi vuole che la spalla sia rivolta al soffitto, mentre l'altra spalla premerà verso il pavimento. Quindi è un po' come se io stessi portando una spalla avanti e una spalla indietro, mentre le mie braccia cambiano di posizione. Il braccio che va verso il basso alla spalla che va in direzione del soffitto il braccio che va verso l'alto, quindi la direzione della testa, alla spalla che preme verso il pavimento. E ci faremo 20 movimenti in totale, divisi in due serie da 10. Incominciamo. 1 2 3 4, mi raccomando, le spalle si muovono. 5, una spalla va su, una spalla preme giù. 6, 7, 8, 9 e 10. E continuiamo per altre 10 subito. 1. 3, 4, una spalla preme quella della mano su e una spalla si stacca quella della mano giù. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E si sciolgono un po' le braccia, se mi serve posso un po' mobilizzare le spalle. Faremo una seconda serie da 20 ripetizioni. Questa volta mi metto in questa posizione così che possiate vederlo anche da un'altra prospettiva. Porto il braccio destro a 90 gradi verso l'alto, il braccio sinistro a 90 gradi verso il basso. La spalla del braccio sinistro è sollevata dal tappetino, la spalla del braccio destro è ben piantata al suolo. E incomincio 1 due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. 13 Attenzione a non far scivolare piano piano i gomiti sempre più distanti dalle spalle, belli alti. 14 15 16 17 18 19 e 20 Lentamente Torniamo a sedere, andiamo a sciogliere ben bene le braccia e le spalle. Se aveste ulteriore tempo a disposizione, come sempre potete tornare all'inizio della lezione e ripeterla un'altra volta, soprattutto per chi di voi avesse un po' di ristrettezze a livello della spalla è una lezione molto utile. Noi invece ci vediamo domani per una nuova lezione.